Buongiorno e benvenuti su Engage. Tornano le videopillole di Waze sul destination marketing. Dario Mancini ci parlerà oggi dell'auto come new media e dei formati messi a punto da Waze in questo ambito. Buongiorno, ciao a tutti e benvenuti alla seconda videopillola del Destination Marketing secondo Waze. Il titolo della puntata di oggi è L'auto come new media. Ricordo rapidamente a tutti che cos'è in a nutshell il Destination Marketing secondo Waze, ovvero la nostra missione è quella di trasformare i vostri negozi in una destinazione finale per gli utenti. Perché l'auto come new media? Ma innanzitutto, anche prima della pandemia, il tempo che spendevamo in auto era molto alto. Pensate che solo nell'area di Milano parliamo di 5,3 milioni di spostamenti che avvenivano tutti i giorni, di cui il 37% in auto. E la situazione post pandemia in realtà non è cambiata molto. Se possibile, andrà a aumentare il tempo speso in auto nel medio termine. Questo perché, nonostante le persone che non utilizzano più l'auto per via dello smart working, c'è un grosso numero di persone che ha iniziato a utilizzarla perché non può prendere i mezzi pubblici o perché si sente più sicura nel farlo. E questo prevediamo che sia un trend che continuerà anche nei prossimi mesi, almeno. Pensate che solo dai nostri dati in questo momento vediamo che il tempo speso all'interno dell'app in media mensilmente è di circa 6 ore, poco meno di 6 ore. Siamo sui livelli dei social più utilizzati, quindi parliamo di YouTube e Instagram, per esempio. L'auto è diventato un new media a tutti gli effetti, ha uno schermo al suo interno, che nella maggior parte dei casi ancora è il telefono, che diventa, diciamo, lo schermo che utilizzo all'interno dell'auto, oppure a uno schermo vero e proprio con cui il telefono si riesce a agganciare attraverso delle app come possono essere Apple CarPlay oppure Android Auto. Pensate che il traffico su Waze utilizzando queste due app ha già raggiunto la doppia cifra e sta aumentando molto rapidamente. L'auto è anche un new media perché, se ci pensate, fino ad oggi, nel consumer journey che un marketer cercava di coprire a 360 gradi negli spostamenti di una persona, non riusciva a cogliere o a prendere in modo digitale lo spazio e il momento all'interno dell'auto. Questo perché era fatto solo con mezzi tradizionali come potevano essere l'autohome o la radio. Ecco, Waze è andata ad occupare proprio questo spazio, però in modo digitale, e quindi dando alle marche, ai brand, la possibilità di veicolare un messaggio digitale che è anche misurabile, quindi con tutti i benefici. Ecco, come lo fa Waze? Noi lo facciamo attraverso tre formati principali. Il primo è il takeover, che è una vera e propria affissione digitale, un billboard display che occupa circa un terzo dello spazio del telefono e che appare solo se si è fermi per più di 4 secondi e scompare appena l'utente inizia a muoversi. Questo per due motivi: uno, massima attenzione, e due, sicurezza stradale. Il secondo formato invece è il branded pin. Il branded pin non è altro che una vera e propria insegna digitale integrata all'interno dell'app in modo nativo, che vi dà l'idea di come la vostra rete di negozi è georeferenziata sul territorio e sostituisce al tempo stesso le vecchie insegne stradali con cui vedevamo, non so, al supermercato, alla seconda rotonda e poi girare subito a destra. In questo modo invece lo si fa in modo digitale, che è molto più efficace ed impattante. Ecco, tra i grandi risultati che abbiamo ottenuto nell'integrazione tra mezzi più tradizionali e Waze, voglio citare un'attività internazionale che abbiamo fatto con la radio per un player come Citroën, dove abbiamo pianificato una campagna in corrispondenza della campagna radio. Questa è proprio una vera e propria possibilità per dare agli utenti l'opportunità di visualizzare in auto, con un'immagine, ciò che sentono all'interno della radio, che invece ovviamente è un messaggio solo sonoro, solo parlato. I risultati sono stati eccezionali, abbiamo avuto più di 40.000 visite verso le concessionarie, ma soprattutto più un 82% di ad recall rispetto all'utilizzo della sola radio. Ecco, è tutto per questa puntata. Vi do l'invito alla prossima puntata, dove parleremo di metriche e in particolare della Navigation Share, che è la nostra metrica di punta. Alla prossima, ciao!